Domani 26 giugno, durante il Consiglio Comunale, tra gli ordini del giorno, uno dei punti torna a discutere di Vugate, tema proposto da Alessandra Penzo, obiettivo Chioggia. La stessa aveva posto un'interpellanza con l'intento di capire se l'amministrazione volesse o meno istituire una commissione vigilanza, come proposto durante la precedente amministrazione. L'iter per la realizzazione del Vugate non sembra essere stato abbandonato, afferma, nonostante il Consiglio si fosse espresso compatto contrario all'opera in oggetto. Con l'ordine del giorno proposto, obiettivo Chioggia chiede di impegnare il sindaco ad istituire il prima possibile una commissione di vigilanza composta da membri di minoranza, maggioranza, tecnici e dirigenti, che abbia l'intento di riunirsi con cadenza mensile per monitorare le fasi di avanzamento progettuale. Un tema che interessa da vicino Isola Verde, la costruzione di un'infrastruttura simile ha sicuramente i suoi pro e i suoi contro ed è necessario essere partecipi delle scelte che saranno fatte piuttosto che subirle più o meno passivamente. La paura più radicata è che Isola Verde perda la sua valenza turistica trasformandosi in porto commerciale, oltre alla necessità di implementare la viabilità su gomma e su ferro. Un'infrastruttura che avrebbe un importante impatto sia ambientale, oltre che economico e sociale nella nostra territorialità. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua.